Sono Miriam Sabolla e con il mio progetto The Food Sister aiuto le persone a mangiare e a cucinare meglio ogni giorno senza stressarsi ai fornelli. Oggi, con i prodotti biologici che ho ricevuto grazie al progetto Made in Nature, ho deciso di creare una ricetta di stagione un po' sfiziosa. È una galette al mascarpone con peperoni e carote. Adesso ve la faccio vedere. Cominciamo preparando la pasta brisée. In una ciotola capiente setacciate le farine e poi unite il burro freddo tagliato a pezzettini e lavorate velocemente con la punta delle dita. Dovete formare delle grosse briciole. Unite poi il pecorino e le foglie di timo e mescolate. Versate l'acqua, un cucchiaio alla volta, mescolando fino a che l'impasto non starà insieme. A questo punto compattate l'impasto con le mani e lavoratelo per pochi secondi su una spianatoia leggermente infarinata. Formate un disco e lasciate riposare in frigo per almeno un'ora. Per il ripieno cominciate tagliando il peperone a striscioline. Poi pelate le carote e tagliatele a bastoncini di circa un centimetro. Mettete la verdura in una ciotola e conditela con sale, olio, timo, arissa e miele. Mescolate bene per ricoprire il tutto, quindi rovesciate la verdura su una teglia ricoperta con carta forno e cuocetela in forno ventilato a 200 gradi per circa 25 minuti o fino a che non si saranno completamente ammorbidite. Mentre le verdure cuociono, in una ciotola lavorate il mascarpone con sale e pepe. Nel frattempo tirate anche fuori l'impasto dal frigo e stendetelo col mattarello allo spessore di 5 mm su un foglio di carta forno. Appoggiatelo su una teglia e farcitelo, prima con uno strato di mascarpone e poi aggiungendo la verdura cotta. Ripiegate i bordi, che non devono essere per forza precisi, spennellateli con l'uovo sbattuto e infornate a 200 gradi per 40 minuti o comunque fino a doratura. Ecco qui la galette finita, molto profumata, molto invitante e realizzata con le carote e i peperoni biologici ricevuti grazie al progetto Made in Nature. Buon appetito!